Il termine impugnatura del ventaglio sta ad indicare la sede del potere in ultima istanza nella tradizione giapponese. In particolar modo, in questo caso, riguardando l'incidente di Koreki del 1756, vuole sottolineare che si trattò di uno scontro tra due gruppi di nobili all'interno della corte imperiale. Uno godeva in particolar modo della fiducia del Bakufu, ovvero del governo feudale, l'altro era costituito di giovani nobili, i quali cercarono di coinvolgere l'imperatore, probabilmente con l'idea anche di rivedere le relazioni fra lui, il Tenno, diciamo, come si diceva in Giappone, e lo shogunato. E il tentativo finisce nel vuoto, perché il primo gruppo invece, con l'aiuto del governo feudale, riesce a schiacciare i suoi avversari. Tutto l'episodio è molto interessante perché permette di comprendere che nel Giappone del Settecento la corte imperiale ancora godeva di una certa residua influenza politica e fa capire, diciamo così, che non bisogna pensare in questo caso tanto a un'anticipazione della restaurazione Meiji nel 1867-68, quanto viceversa, a un conflitto, uno scontro, che trova le sue premesse nella rivalità di interessi che c'era fra la categoria dei nobili, sia per quanto riguardava il governo della Chiesa Shintoista, sia per quanto riguardava la simpatia verso certe correnti ideologiche e filosofiche che si stavano sviluppando in Giappone in quel momento storico. Tutto questo è possibile a causa degli studi che sono stati svolti recentemente in Giappone e all'analisi di documenti nuovi a questo proposito. Aggiungo un'altra cosa, cioè che non bisogna pensare in questo caso al conflitto tra due forze contrapposte, perché nel sistema politico dell'epoca la corte e il Bakufu invece erano piuttosto complementari fra loro. Mi pare inoltre interessante un'altra cosa, cioè nella nostra società c'è un'immagine mediatica dell'epoca che è ancora molto diffusa e che esaurisce, diciamo, tutto nei temi legati alla classe dei guerrieri, ai samurai, l'epoca, in parte anche al mondo dei piaceri, dei migliori e dicendo. Questo libro mostra che accanto a tutti questi aspetti nella società giapponese del XVIII secolo contavano ancora invece ambienti, istituzioni, mentalità e anche forze politiche che in questo caso cominciano a rinascere, le quali mostravano che una serie di componenti fin dall'antichità della civiltà giapponese erano ancora in vita e esercitavano una certa influenza.